hard work always pays you back. You sweat, push, suffer, but if you're led by your passion, this is actually the real opportunity to see pleasure into a job well done. Il giorno della gara ci sarà molta agitazione e tensione. E una regola molto importante è indossare la muta almeno 30 minuti prima della partenza. Questo ci darà il tempo di metterla con calma, in modo giusto, per evitare di romperla o metterla male. Ladies and gentlemen, Iron Man Franz Neese is a go! Il modo migliore per arrivare alla gara dell'Ironman freschi e pieni di energia, oltre ad abbassare il volume di allenamento i giorni e la settimana prima della gara, è curare con molta precisione l'alimentazione. Bilanciare carboidrati, proteine e grassi ed evitare quello che si faceva una volta di esagerare con i carboidrati e arrivare alla gara un po' ingolfati. Le ultime due settimane io utilizzo anche i Just Flow, a base di polifenoli del cacao che contribuiscono al flusso sanguigno. Per evitare delle sorprese, il venerdì o il sabato prima della gara, io cerco sempre di fare una nuotata per conoscere bene il fondale, l'ingresso dell'acqua e l'uscita. Se il fondale è molto basso, bisogna correre tanto per arrivare alla prima boa. Invece, se il fondale è come nelle gare del Pacifico, va giù subito, bisogna subito tuffarsi e cominciare a nuotare. Questo è fondamentale soprattutto nelle gare dove ci sono i multilap, dove si esce e si entra l'acqua parecchie volte. Ragazzi, uno degli errori più comuni nelle gare di triathlon è quello di farsi prendere dell'agitazione il giorno prima della gara e comprare l'ultimo modello di occhialini del super brand utilizzati dai testimoni e dei campioni. Io ve lo sconsiglio assolutamente, un occhialino nuovo si può appanare o ci può entrare dell'acqua. Fare 4 km di nuoto con occhialini appanati senza vedere le boe può diventare un incubo per tutta la gara. Ale De Gasperi, vecchio amico di tante gare, tante avventure insieme, fresco vincitore dell'Ironman di Lanzarote. Ogni gara è diversa, clima, percorsi. L'anno scorso ci siamo trovati a Edimburgo, partenza alle 6:30 del mattino, 6 gradi fuori all'area e l'acqua a 11-12 gradi con mare mosso. Tu hai fatto molto bene, come hai affrontato questa gara? Io mi sono messo sotto il body una termica abbastanza pesante e i manicotti ho nuotato con tutto sotto la muta, quindi non mi sono neanche messo, ho nuotato con i manicotti sotto la muta. La giornata dell'Ironman è una giornata molto lunga e comincia con una sveglia prima dell'alba dopo una notte quasi sempre insonne per la tensione. Io di solito mi faccio una linea del tempo scritta, quando trovo un attimo di calma il giorno prima della gara
per mettere in chiaro, per iscritto, tutti i tempi e tutti i momenti che devo rispettare prima della partenza, dalla sveglia alla colazione, il trasferimento in zona cambio, e il tempo che devo spendere per controllare la bici, le gomme, e mettere le borracce, gli integratori, infilarmi la muta, fare un po' di riscaldamento e arrivare bello pimpante allo start. In questa linea del tempo inserisco con precisione ognuno degli integratori che devo prendere in quale momento della gara, dalle 6:30 che è la partenza fino alla fine della gara. Durante la bici prendo le barrette e i gel, mentre durante la corsa prendo soltanto i gel. E programmo, per non dimenticarmi, il mio orologio che ogni 20 minuti mi ricorda di bere e di non saltare questi momenti importanti della gara. Fare uno schema nutrizionale preciso e regolare è fondamentale per arrivare alla fine della gara con delle energie. Non rispettarlo può compromettere o comprometterà sicuramente la prestazione finale della gara e non avremo energie per arrivare alla finish line. Studiate sempre i primi metri dell'uscita della zona cambio in bicicletta e di conseguenza lasciate un rapporto adeguato. Se i primi metri sono in salita, io lascerei per esempio una corona 39 con un pignone 15, 16, 17. Invece se l'uscita della zona cambio è piatta e facile, lasciare la corona grande un 53, un 54 con un rapporto agile 17, 19. Il rischio grande è quello di non riuscire a fare con efficacia i primi metri della bici e prendere subito il ritmo. Percorso impegnativo, non arrivare impreparati, conoscere ogni dettaglio, il cambio che funziona bene, i rapporti giusti. Sì, e la ricognizione prima della gara anche in macchina al limite, perché comunque è importante sapere dove si va a pedalare. Questa è una salita bella dura, oltre a questa c'è uno strappo di 500 metri molto impegnativo, io monterò un 28 dietro, per probabilmente userò solo su quello strappo, però è importante avere i rapporti giusti per non dover magari scendere e camminare 500 metri che... Bici da crono o bici da strada? Beh, ormai per noi lo sai che non si può prescindere dalla bici da crono, perché quello che guadagni nei tratti veloci è superiore a quello che magari perdi in salita e magari neanche più di tanto. È di vitale importanza sapere come reintegrare l'energia durante un Ironman. È chiaro che cambia da atleta ad atleta, secondo il peso, secondo i gusti e anche le proprie abitudini. Ma l'equipe Enervit suggerisce di reintegrare tra 70 e 80 grammi di carboidrati all'ora. Un modo corretto sarebbe intercalare ogni 30 minuti una Enervit Sport Gel con una Enervit Sport Bar. E non dimenticarsi ovviamente di bere a modo regolare l'Isotonic Drink. In tutti gli Ironman abbiamo la possibilità di lasciare sia sul percorso bike che sul percorso run una sacca di special needs che c'è dall'organizzazione e che possiamo raccogliere a metà percorso. Io vi suggerisco di lasciare sempre per sicurezza un integratore in più, magari un panino o, come succede oggi, in caso che il clima cambia molto e la gara diventa molto lunga, lasciare un gilerino, un paio di calze in più per coprirsi. Più delle volte non lo userete, però non si sa mai, vi può salvare la gara. Un trucchetto quando lasciate le sacche in zona cambio è di fare una foto, perché tutte le sacche sono uguali e tutte le rastrelliere sembrano le stesse. La sera prima della gara, quando sono già tranquillo, mi riguardo le foto per essere sicuro che quando esco dall'acqua, un po' in stato confusionale dopo 4 km di nuoto forte, trovo la mia sacca e non rischio di perdermi.
Quando ci infiliamo le scarpe di run comincia il vero Ironman, gli ultimi 42 km, comincia la sfida vera. Tu sei un grande corridore, Ale, e dacci due dritte. Allora, un consiglio che posso dare è quello di non partire troppo forte, perché finita la bici si comincia a correre, si usano muscoli diversi, cambia la meccanica magari e ti senti quasi fresco in una primissima fase e quindi sei quasi tentato a fare un ritmo troppo veloce, che poi inevitabilmente pagherai dopo 10-15 km e se cominci a pagare dopo 15 km è molto lungo arrivare all'arrivo. Gli ultimi 32 km sono quelli più impegnativi e quelli che ci sfideranno di più. Tutti i dubbi ci verranno addosso e tutte le nostre convinzioni dovranno essere al massimo. Il mio consiglio è che dovete prendervi il tempo necessario, soprattutto nelle gare più calde, per rinfrescarvi nei ristori. Magari con la fretta di non perdere il tempo, qualcuno si può non fermare e mettere in rischio la gara. Quindi fermatevi, rinfrescatevi, prendete gli integratori necessari e pensate che questo può garantire la fine della gara a un buon ritmo. Dopo ogni sforzo importante, che sia un allenamento duro o una gara, vi consiglio assolutamente, entro 30 minuti finito lo sforzo, Enervit Recovery Drink sarà il primo passo per la prossima sfida.